Buongiorno, eccoci qui con il nostro prossimo artista, il signor Montani Ugo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevamo chiederle quale percorso artistico di riferimento l'ha portata a un'espressività così vivace nei suoi quadri. Ma io sono nato per puro caso facendo un quadro in casa la prima volta 8 anni fa e ho scoperto di avere questa dote, questo, e pian pianino l'ho coltivato e ho cominciato ad impegnarmi seriamente e vedo che i risultati sono notevoli, almeno così mi dicono chi mi segue, per cui, e poi mi piace, adesso ho scoperto veramente che mi piace e faccio la mia attività svolgendo diverse tecniche, mi diletto anche un po' in scultura, sono proprio doti che ho innate così, peccato che le ho scoperte tardi, per cui, però i risultati credo che si vedano. Sì, sì, quello senz'altro. Come tecnica sua favorita, insomma, quella che le piace di più, quale sarebbe? Ma io sono nato prima di tutto con acrilico su tavola, ma poi mi piace molto anche la lavorazione del legno e successivamente, grazie a una prof di pittura qui della zona, mi ha lei insegnato la tecnica dell'olio, perché io lo odiavo l'olio, perché l'odore mi dà fastidio. Ho scoperto successivamente invece che ci sono appunto queste sostanze che sono inodori e ho cominciato con l'olio e ho trovato che è fantastico, caldo, è un colore, e quindi adesso adotto un po' tutte le tecniche miste, acrilico su olio, quindi a seconda della necessità e del soggetto passo dall'una all'altra tecnica, per cui, e poi venendo dal mondo comunque del disegno meccanico, della progettazione, amo la precisione assoluta, quindi il surrealismo ha addirittura portato veramente alla follia, mi piace andare a curare il particolare, la precisione, la perfezione, per cui niente, sono qui da vedere, spero di migliorare, di avere ancora qualche anno per poter. Dei suoi artisti o maestri di riferimento a chi si può ricondurre? Il grande Caravaggio. E come tecnica era forse il punto di diamante? Penso di sì, penso che la pittura si raffiguri in Caravaggio, per cui credo che poi tutto il resto, sì, abbiamo avuto dei grandi scienziati nel mondo della pittura, il Leonardo, scuole, no, incredibili, ma penso che il Caravaggio sia la pittura, credo che l'espressività, i colori, i chiaroscuri di Caravaggio sono unici, credo che siano proprio unici, e poi mi piacciono moltissimo come soggetti gli animali. Infatti nei suoi quadri ve ne sono molti, sì, almeno in questi. Inserisco spessissimo, perché trovo che comunque alla fine siamo anche noi degli animali, e con la differenza che noi abbiamo l'intelligenza e una dose di cattiveria gratuita che loro non hanno. Per cui tutto ciò che loro fanno lo fanno per istinto e per sopravvivenza. Noi lo facciamo proprio per cattiveria gratuita. E trovo che l'espressione degli animali sia qualcosa di meraviglioso. Di tutti gli animali in genere, la rappresentazione è questo qua di dietro, il cui titolo è particolarissimo, re e regine, cioè ognuno di questi animali domina nel suo ambiente, compresa la donna. Nel nostro? Sì, penso che sia l'animale più perfetto che ci sia, e che noi ne diciamo che questa sia... Noi siamo il sesso forte, non è assolutamente vero, noi siamo il sesso forte dominato dalla donna, e meno male che c'è, perché sennò noi facciamo solo disastri, per cui niente, tutto qua. Ok, va bene, grazie mille, buona giornata e auguri di buone feste anche a voi. Grazie mille, altrettanto a voi, grazie. Arrivederci. Di nuovo, salve.